Oggi sono qui perché voglio farvi un video speciale ed è un video swap in collaborazione con Yuri, uno swap con Yuri. Sono appena tornata da un pomeriggio che abbiamo passato insieme perché entrambi, per chi non lo sapesse, siamo di Milano e quindi ci siamo scambiati direttamente i pensierini vedendoci, no? E niente, Yuri ovviamente come al solito è esagerato perché io gli ho portato una scatola piccola, no, con vabbè, tanti diversi pensierini che spero gli piacciono, e lui invece si è presentato con questo sacchetto pieno di roba, cioè Yuri sei pazzo. Comunque adesso io aprirò davanti alla videocamera i suoi pensierini e niente, oddio che emozione ragazzi, io adoro lo swap, è il secondo video che faccio di questo tipo, il primo l'ho fatto con Chiara che tra l'altro saluto. E niente Yuri, adesso procedo. Non so, ho anche l'imbarazzo della scelta perché non so da che cosa cominciare. Allora, noi ci siamo dati un tema, no? Praticamente ci siamo dati il tema che amiamo le Yankee Candle, no? Quindi questo pacchettino, questi pensierini dovevano contenere anche 3 tarte Yankee Candle. E quindi io comincerei proprio da quelle perché le vedo. Yuri, allora, guardate come le ha impacchettate bene, cioè è bellissimo. Sento dei profumi meravigliosi, adesso le aprirò insieme a voi ragazzi. Wow. Allora, abbiamo la Christmas Cookies, buonissima, cioè io queste qua le adoro, Yuri, non so come hai fatto, cioè queste sono state edizioni limitate che io ho adorato e quindi sono contentissima di averla trovata. Oddio, buonissima, la Christmas Cookies, poi la Spiced Orange, questa qua già la conoscevo e mi piace un sacco, cioè è tra le mie preferite, Yuri come hai fatto non lo so, ce l'avevo e l'ho finita e quindi sono veramente contenta di averla trovata, grazie Yuri. E poi no, oddio, ma come hai fatto? E poi mi ha regalato la mia candela preferita praticamente, che l'avete sentita in tutte, cioè l'avete sentita nominare da me un sacco di volte, ed è la Snowflake Cookies. Questa non si trova più, Yuri come hai fatto a trovarla? Io ne avevo comprate tantissime, adesso ne ho ancora solo una e con questa sono 2, quindi grazie, tutte e 3 super super azzeccate e quindi veramente io ti ringrazio un sacco. Ma adesso veniamo alle altre cose. Allora, tanto vedo una cosa non incartata, ma oddio, io rimango, sei pazzo. Allora, mi ha regalato questo set, sono 2 saponette della marca Nesti Dante, che sono ottime queste saponette, tra l'altro. La prima è, si chiama Romantica, sono tutte e 2 Romantica. La prima è con glicine di Bulgari e Lilla. E la seconda è Rosa Medicia e Peonia. Oddio, mamma mia, sento già i profumi. Wow, guardate che belle che sono, queste sicuramente andranno, prima di essere usate, andranno negli armadi, quindi anche questo Yuri ci hai proprio azzeccato. Poi vedo una bustina, un sacchettino, una bustina Essence, che tra l'altro questa bustina è stupenda, cioè la riutilizzerò sicuramente, ci metterò dentro il make up, adesso la apro. Oddio, allora la prima cosa che trovo è della marca Pete Spy, che tra l'altro io ho appena trovato nel mio OVS, quindi la conosco già. Questo indurente per unghie, wow, questo mi serviva Yuri, stupendo indurente per unghie, cioè meno male che dovevano essere 5 cose Yuri, che pazzo che sei. Poi abbiamo abbiamo queste salviettine alla meringa di Shaka. Tra l'altro spero che non vedrai questo video prima di aprire la scatola, ma credo di no perché lo girerai prima. Anch'io gliel'ho regalate, però ho un altro gusto, quindi stupende. Queste qua già le conosco, però non ho provato quella alla meringa, quindi sono curiosissima di provarle. Poi abbiamo, no! Ma cioè, Yuri, ma tu sei pazzo! Lo 07 di Essence, ma lo sai che lo volevo comprare perché ne ho 2 e stanno finendo tutti e 2.
Grazie mille. Questo qui è un rossetto, è il mio rossetto preferito praticamente, quello che mi vedete indossare quasi sempre. Beh, oggi non ne ho un altro di Essence, ho lo 09 su. Però lo 07 è proprio il mio must have. Non esco mai senza, ce l'ho sempre in borsetta, ne tengo uno in bagno, uno in borsetta, e Yuri lo sapeva, cioè veramente già soltanto questo, il pensiero di avermi cercato proprio il mio numero preferito, il mio rossetto preferito, cioè guardate ragazzi, questo qua, non lo swatcho perché ne ho altri due aperti che stanno finendo, che stanno proprio terminando, e quindi cioè, ti ringrazio tantissimo. E poi un'altra cosa, abbiamo una limetta per le unghie, bellissima, guardate che ha fatto anche il fiocchettino, della Pizzpy, sì perché è tedesca, quindi credo che si dica così. Aspettate che la apro. Oddio, ma questo video è super emozionante. Questa è perfetta da portare in borsetta. È perfetta per la borsetta perché ha anche il suo contenitore di plastica. Quindi, carinissima. E la proverò il prima possibile. Già mi ispira. Comunque, Yuri, grazie. E poi c'è la pochettina, quindi adesso io rimetto tutti questi nella pochettina. Veramente, cioè, azzeccati, proprio pensati, cercati. Grazie, grazie, grazie. Però non sono finite, cioè Yuri non vale, mi hai messo un sacco di cose, ma... Allora, poi abbiamo... Non li avevo visti! Yuri, me lo dovevi dire che dovevo prima leggere. Aspettate che adesso ho trovato i bigliettini. Prima, questo qui è 1, 2, aspettate che li apro, non so se li posso leggere, wow, questo è personale, non ve lo leggo, Yuri tu sai che cosa c'è scritto. Poi apro il secondo, questo è il secondo. Oddio, bellissimi. Cioè, adesso mi commuovo, Yuri. Cioè, questi non li leggo perché mi commuovo, se no. Poi ci sono altri bigliettini. C'è una citazione da Aristotele che voglio leggervi, che è bellissima. L'amicizia è un'anima sola che vive in due corpi, pronta ad unirsi nel momento della conoscenza. Aristotele, wow, grazie. Anche le citazioni, cioè Yuri, non ve li leggo tutti perché sono personali. L'ultimo, c'è una citazione da Leopardi. Questi sono personali, grazie Yuri, li ho letti tutti. E niente, adesso procedo ad aprire le altre cose. Mi commuovo, ragazzi. Oddio, poi qui abbiamo dei pacchettini splendidi. Questo qui è una carta stupenda, guardate che bello, come l'hai impacchettato bene. Ma Yuri, ma l'hai impacchettato tu, ma sei bravissimo. Beh, apriamo. È una cosa morbidosa. È morbido. Io spacco tutto, eh. Ma che cosa è? Aspettate che mi sono impigliata. No, bellissimo! È un foulard! Cioè, Yuri, ma è spettacolare, è bellissimo! Guardate che bello! Così non vedete me, vedete il foulard. È un foulard della marca Cash Cash, che tra l'altro è un negozio che a me piace molto. E niente, bellissima, tutte queste, qui ha questa fantasia con i pois e le rose, è tutto sui toni del verde acqua, che tra l'altro è il mio secondo colore preferito dopo il rosa. E quindi Yuri, grazie, bellissimo, bello, bello, bello. Altro pacchettino, questo qua, questo, non so, ha un profumo strano, adesso lo apro. Tanto è la stessa carta dell'altro, molto molto carina.
Ha impacchettato tutto benissimo. Wow, una crema mani, ma lo sai? Yuri, ma come hai fatto? Sai che la volevo comprare quando ho visto che avevano messo lo stand all'OVS? È una delle cose che mi attirava di più. Della marca Pizzfy, anche questo. È un peeling e trattamento intensivo per mani particolarmente secche. Perfetto, poi questo qua è sempre sempre utile, una crema mani, quindi grazie. Cioè, non sono ancora finiti, meno male che erano 5 cose. Poi abbiamo un bellissimo sacchettino di Maria Nold. Bellissimo. Vediamo cosa c'è dentro. Anche questo mi spiace rovinarlo. No, ma tu sei pazzo, pazzo! Due smalti della Collistar, uno più bello dell'altro. C'è questo lilla. Bellissimo. Oh, è caduto anche il divano. Per l'emozione butto giù tutto qua. Allora, questo smalto della Collistar lilla, che è il numero 557, iris delicata. È un colore bellissimo, tra l'altro. E poi abbiamo questo arancione, che è il numero 523, ocra positano. Questo qua. Bellissimi. Io adoro gli smalti, quindi li proverò il prima possibile, ma veramente non dovevi. Cioè, troppe, troppe cose. E questo sacchettino mi sa che lo tengo per ricordo, perché è troppo carino. Ovviamente con i bigliettini. E poi abbiamo... No, un altro sacchettino ancora. Bijou Brigitte. No, di Bijou Brigitte. È uno dei miei negozi preferiti, ma... No, qui... Yuri, adesso apriamolo. Oh mio Dio. Spacco tutto, ragazze. Wow, ma è bellissima. Cioè, guardate che bella questa... È una collana con tutti questi fiorellini sul, sul fucsia. Bellissima, me la vedo già. Cioè, secondo me sta bene anche con questa maglietta. Bellissima, Yuri, cioè, è super super wow. È bellissima. Guardate, ragazze, che bella che è. Grazie. Anche questa azzeccata. Cioè, ma li hai pensati proprio nel dettaglio. Ma non sono finite le cose, ragazze, perché Yuri è completamente pazzo. Guardate qua. C'è un altro sacchettino. Questo c'è scritto Yankee Candle. Adesso lo apro. Comunque veramente non dovevi prendermi tutte queste cose. Io te ne ho prese molte di meno. Apriamo, aspettate che... Tolgo i fiocchettini. Durerà una vita questo video. No! Oddio! Della Twinings! Sono dei tè, oddio. Yuri sa benissimo che io adoro i tè e quindi, ma veramente non dovevi, ma è una scatola bellissima, bellissima. Ci sono tutti questi tè qua, poi li aprirò e li proverò tutti con calma. Sono questi, cioè Yuri veramente non dovevi. Hai preso un sacco di cose, mi hai regalato un sacco di cose, tutte una più bella dell'altra, non ce n'è una che non mi sia piaciuta. Cioè veramente grazie, non so che cosa dire. E poi soprattutto grazie per le belle parole che hai scritto in questi bigliettini, che conserverò ovviamente. E io spero tantissimo che i miei pensierini, anche se più modesti, ti piacciano. E vi invito, ragazzi, ad andare a trovare Yuri, sotto c'è il link, metterò il link al video e al suo canale. Andate a vedere se siete curiose che cosa gli ho regalato io, che cosa gli ho messo nella scatola. E... niente, oddio, sono emozionata, ragazzi, sono super super emozionata. E quindi niente, adesso vado a vedere tutte queste cosine con calma. Io mando ancora un bacione immenso a Yuri. E ecco, poi ragazzi, devo dirvi un'altra cosa. Fra qualche giorno caricheremo il video degli acquisti che abbiamo fatto insieme, perché oggi che ci siamo viste abbiamo fatto anche un po' di shopping insieme. E quindi se questo video, insomma, calcolate massimo 3-4 giorni da quando vedete questo video, ci sarà in... ci sarà online quello dello shopping con Yuri, quindi non perdetevelo se siete appassionati di shopping.
Niente, io adesso veramente vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.